Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre Toto Racing 92 che vi parla ed oggi andremo a vedere quello che è probabilmente il migliore mouse al mondo, ovvero il Logitech G900. Scopriamolo insieme. Chi mi segue da tempo sa che ormai da circa 10 mesi uso quotidianamente un MX Master, questo perché stando tanto al computer ed editando abbastanza video è stato il mouse che ho preferito scegliere per aumentare al massimo la produttività e non avere nessun dolore al braccio né al polso grazie alla sua forma super ergonomica e alle sue tante funzioni. Tuttavia al computer non si lavora soltanto, ma ogni tanto si gioca anche e quando giocavo vedevo tutti i limiti di quel mouse. Era grande, pesante, ingombrante, difficile da muovere e soffre di accelerazione laterale per il suo sensore, che per la produttività è ottimo, ma che riscontra appunto tutti i suoi limiti nel gaming. Avendo poi provato tanti mouse cinesi, ero un po' stufo di avere un mouse da gaming solo perché avevano retroilluminazione RGB, ma che poi risultava anch'esso troppo scomodo, troppo leggero, brutto, ergonomicamente fatto male. E allora non mi sono fatto sfuggire l'offerta del Black Friday e ho ordinato appunto il G900, che viene presentato come appunto il migliore mouse da gaming. Il peso è davvero molto contenuto, intorno ai 100 grammi, ma soprattutto è distribuito in modo molto uniforme e bilanciato, cosa che durante gli spostamenti, anche quelli più veloci, non affatica e ci dà una buona percezione di dove sta andando il mouse. Un'altra cosa che caratterizza questo dispositivo è il sensore, infatti parliamo del PixArt 3366, uno dei migliori sensori attualmente sul mercato, con un range di DPI che va dai 200 ai 12.000 e che è stato specificatamente progettato per i mouse wireless. Questo non significa assolutamente che va bene solo per i mouse wireless, ma è lo stesso sensore che troviamo per esempio nel G502. Un sensore ad altissime prestazioni che non soffre né di lag né di accelerazione laterale, quindi seguirà al millimetro qualsiasi spostamento della vostra mano. E infine la costruzione, una costruzione davvero eccellente, dei materiali utilizzati di elevatissima qualità. Si tratta infatti di plastica ABS e policarbonato che danno un'alta sensazione di resistenza e solidità. Un design davvero molto ricercato con delle chicche, come per esempio la rotellina che ha delle fessure al suo interno per mantenere basso il peso. Inoltre il design è ambidestro e i tasti laterali sono completamente personalizzabili, non solo tramite software ma proprio fisicamente. Infatti nella confezione vengono forniti dei pulsanti magnetici che permettono di passare da una configurazione per destrorsi ad una configurazione per mancini. Un'altra peculiarità è che gli switch dei tasti non sono perpendicolari alla superficie, bensì inclinati, e questo favorisce un migliore click e un miglior feedback durante l'utilizzo di questo mouse. Anche la presa è ergonomica e può essere utilizzata tranquillamente sia da chi utilizza la posizione palm rest e ha delle mani grandi, sia per chi utilizza la posizione claw. Infatti l'inclinazione dei tasti permette ambedue gli usi senza nessuna difficoltà. Il software poi, come ormai tradizione Logitech, è davvero molto ben curato e permettono di andare a personalizzare finemente tantissimi vari parametri che permettono di cucire questo mouse per il nostro tipo di utilizzo. È quindi possibile andare a personalizzare i quattro profili con i settaggi dei DPI che preferiamo, andare ad assegnare varie funzioni ai tasti laterali come macro o tasti multimediali e poi andare a gestire appunto il LED RGB, altra caratteristica di questo mouse. LED RGB che andrà ad inficiare sull'autonomia, a cui è possibile assegnare vari effetti di illuminazione fissa o a intermittenza. Quando installeremo il programma per la prima volta e utilizzeremo quindi il mouse, ci verrà chiesto di fare una taratura a seconda del tappetino che utilizziamo, operazione davvero molto importante che ci permette di sfruttare le potenzialità di questo mouse al 100%. Se vi spaventate delle performance tramite wireless, che sono davvero eccellenti fino a una distanza di circa 5 metri dal ricevitore Unifying con una rete a 2.4G,
speakers e poi è possibile utilizzare questo mouse anche con il cavo fornito, un cavo USB micro USB con un attacco particolare che permette di avere lo stesso feeling e la stessa precisione di un mouse cablato. Vi dirò onestamente, e data la mia non professionalità nel gaming, non ho notato grosse differenze, ma se voleste davvero essere sicuri che il mouse non vi abbandoni nel punto più importante della vostra partita, allora la configurazione cablata è quella che fa per voi. La rotellina presenta poi lo stesso movimento che abbiamo visto nel Logitech MX Master, ovvero può essere scrollata con una resistenza oppure fatta andare liberamente senza alcuna resistenza, cosa che ritorna molto utile qualora dovessimo scrollare email molto lunghe o pagine web davvero molto lunghe. E poi sulla parte superiore ci sono due piccoli pulsanti che ci permettono di passare da un settaggio DPI all'altro. Insomma, è davvero un mouse senza compromessi, il meglio attualmente disponibile sul mercato sia per chi vuole un mouse cablato sia per chi vuole un mouse wireless. Un mouse ad altissime prestazioni adatto sì a chi esige il meglio, ma anche a chi è disposto a spendere l'intera cifra necessaria per il suo acquisto. Se infatti in offerta è disponibile a circa 109€, prezzo che probabilmente potrebbe abbassarsi ulteriormente in futuro, il prezzo di listino si aggira intorno ai 160€. Un prezzo davvero elevato e adatto a pochi. Lasciate un bel mi piace se questo video vi fosse piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di un mouse in questa fascia di prezzo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!